Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi vi parleremo di Jack lo Squartatore grazie all'intervento del dottor Arnaldo Lovecchio. Prima però vi invito a iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare aggiornati sui nuovi video. La parola al dottor Lovecchio. Buonasera a tutti, sono Arnaldo Lovecchio, giurista ed esperto di criminologia, e oggi vi parlerò di uno dei casi più famosi nella storia del crimine a livello mondiale. Vi parlerò di Jack lo Squartatore. Jack lo Squartatore è forse il serial killer più famoso in assoluto, un inafferrabile assassino i cui efferati omicidi sono noti in tutto il mondo. Nonostante anni e anni di indagini, l'identità di questo misterioso omicida è tuttora ignota, anche se a tal proposito sono state avanzate le ipotesi più disparate. Non c'è unanimità nemmeno riguardo il reale numero delle sue vittime. Ma andiamo con ordine. È la notte del 31 agosto 1888. Sono le 3:45 del mattino. John Neal, poliziotto di ronda a Bucks Row, nel quartiere di Whitechapel, rinviene il corpo mutilato di Mary Ann Nichols, detta Polly, prostituta 43enne. La donna presentava numerose ferite da arma da taglio sul ventre e sul cuore, e la gola era stata recisa con così tanta violenza che la povera sventurata era stata quasi decapitata. Un delitto raccapricciante, come non se n'erano mai visti prima. Certo, Whitechapel è un quartiere malfamato, pieno di violenza, abusi e sfruttamento di ogni sorta, e la gente è costretta a tutto pur di sopravvivere, come la povera Polly. Ma quel delitto è troppo, perfino per i criminali della zona. La polizia esamina la scena del crimine, interroga gli abitanti della zona, ma non riesce ad ottenere nulla. Nessuno ha visto o sentito niente. L'assassino resta senza volto, un fantasma. 8 settembre. Annie Chapman, prostituta di 47 anni, viene trovata da un fattorino nel cortile al numero 29 di Embury Street, sempre a Whitechapel. Il cadavere giace steso vicino alla porta sul retro di un edificio. La gola era squarciata e la testa era quasi del tutto recisa dal busto, e il ventre era aperto. Gli intestini erano appoggiati sulla spalla destra, mentre la vagina, l'utero e 2/3 della vescica erano stati asportati. Ai piedi della vittima furono rinvenute alcune monete, un pezzo di una lettera insanguinata datata 20 agosto e poco lontano un grembiule di cuoio. La polizia apre subito le indagini e stavolta trova un sospettato, John Pizer, un ebreo proprietario di una bottega per la lavorazione, appunto, del cuoio. Tuttavia, Pizer venne rilasciato poco dopo, in quanto si scoprì che il grembiule apparteneva a un inquilino del palazzo in cui era stato consumato l'omicidio, che era stato lavato ed era stato appeso ad asciugare. L'assassino resta senza volto, un fantasma. Il 28 settembre la Central News Agency ricevette una lettera. Il messaggio lanciava una sfida alla polizia ed era firmato Jack lo Squartatore. 30 settembre, è l'una di notte. Il corpo di Elizabeth Stride, 46 anni, anche lei prostituta, viene trovato in Berner Street. A differenza delle vittime precedenti, il corpo di Elizabeth presenta solo un profondo taglio alla gola, ma nessuna delle mutilazioni riscontrate negli altri due casi. Probabilmente l'omicida è stato costretto alla fuga per qualche motivo e non ha potuto accanirsi sulla vittima. Sfortunatamente, però, lo squartatore non ha ancora terminato la sua opera. Poco più tardi venne ritrovato il corpo martoriato di Catherine Eddowes. Gli investigatori parlarono di violenza inaudita, quasi come se l'assassino, insoddisfatto del precedente omicidio, avesse voluto rifarsi quella sera stessa. Nonostante le indagini, l'assassino è ancora senza volto, un fantasma. Il giorno seguente, la polizia riceve un'altra lettera. In essa, l'autore minaccia un duplice omicidio, proprio come era avvenuto la sera prima. E anche stavolta, l'autore si firma Jack lo Squartatore. Segue una terza lettera, ricevuta il 16 ottobre. Questa volta la missiva contiene un macabro souvenir, la metà di un rene umano conservato in alcol etilico. E uno dei reni di Catherine Eddowes era stato rimosso dal cadavere.
Mary Jane Kelly, 25 anni, fu l'ultima vittima ufficiale dello squartatore. Venne trovata il 9 novembre, poco dopo le 10.45, in una casa di Miller's Court. Tra i delitti dello squartatore, questo fu indubbiamente il più brutale ed efferato. La gola era squarciata, il viso gravemente mutilato, il petto e l'addome aperti, i seni vennero asportati e molti organi interni furono rimossi. Il fegato giaceva tra le gambe e l'intestino era arrotolato sulle mani. Il suo utero, i reni e un seno erano posizionati sotto la sua testa. I muscoli che ricoprivano gli arti erano stati asportati. Un vero massacro. A questo punto, però, l'assassino scompare. Un fantasma. Proprio come un fantasma. Come abbiamo detto, questo fu l'ultimo omicidio attribuitogli, almeno ufficialmente. Ma ci sono ben 13 casi di omicidio, dei quali Jack potrebbe essere l'autore. Tuttavia, non è possibile attribuirli al di là di ogni ragionevole dubbio, e perciò restano al di fuori dei crimini attribuiti al misterioso Jack. Ed eccoci giunti alla domanda da $1 milione. Chi era Jack lo squartatore? Non si sa. Naturalmente sono state avanzate numerose teorie sulla sua identità. Poliziotti, giornalisti, storici e scrittori hanno avanzato diverse ipotesi. Si ritiene che lo squartatore possedesse conoscenze di anatomia umana, a causa della particolare natura delle mutilazioni inferte alle vittime, e che potesse essere un macellaio o un medico. Tra i numerosissimi sospettati ricordiamo qui i più famosi, come Sir William Gall, medico personale della regina Vittoria, protagonista della graphic novel From Hell e di un film omonimo. Walter Sickert, pittore, indicato dalla scrittrice Patricia Cornwell come l'assassino. Il principe Alberto, nipote della regina Vittoria, il quale avrebbe commesso gli omicidi dopo essere impazzito a causa della sifilide contratta da una prostituta. Tanti nomi, tante teorie, tanta incertezza. L'unica cosa sicura è che l'omicidio di 5 povere donne resta ancora un mistero. L'assassino è ancora un fantasma e probabilmente lo resterà per sempre. Bene, spero che il video e l'argomento soprattutto vi sia piaciuto. Vi saluto e vi do appuntamento alla nostra nuova puntata. Vi ricordo che potete sempre richiedere un particolare argomento scrivendo qui sotto nei commenti.